qui dalla chiusa, entriamo a Chiaravalle per quello che di fatto è già un percorso ciclabile in mezzo ai campi, anche se non è strutturato, che come comitato da Giulio Mani dalla Campagnetta da moltissimo tempo diciamo alle amministrazioni locali che dovrebbero semplicemente coordinarsi col Comune di Milano per rendere fruibile a tutti le bellezze del Sud Milano con un minimo, veramente un minimo di sforzo, e portare i cittadini di Milano a visitare bellezze come Viboldone, come la splendida Rocca Brivio, sempre in difficoltà, Melegnano e via fino a Lodi, passando per i campi invece che sulle statali. Così come i nostri cittadini utilizzare questa strada per venire facilmente in mezzo al verde e in sicurezza a Milano. Ecco, qui siamo a Chiaravalle, dopo l'ultima cascina in parziale abbandono, 4 metri di roccata, si prende per i campi e si arriva verso l'area del San Francesco, per cui è possibile o passare da San Francesco invece di costruirci sopra, oppure passare sempre in mezzo ai campi più verso Poasco, evitando però la stradina tortuosa, stretta e pericolosa, ma passando sui sentieri bianchi in mezzo ai campi, e arrivare facilmente dietro via di Vittorio. Basterebbe veramente poco, ecco. Dopo quest'ultima cascina le cose belle vengono lasciate decadere spesso, e lì in mezzo a quei filari di alberi sulla curva, facendo un po' di attenzione, ecco qui, si prende questo bel sentierino, si passa sotto la ferrovia e girando a destra si arriva alla strada per Poasco, però praticamente vicino alla comunità di Donchino e a via di Vittorio. Tutto nel verde, in sicurezza, in mezzo alla natura, su una strada bianca.